Ciao, benvenuti all'audiobook trailer su Siberia 2050, Climate Fiction. Questo audiobook, che poi non è nient'altro che la lettura del primo capitolo dei vari libri che troverete, diciamo, indicati nel video. Se poi vi piace quello che avete ascoltato, potete andare a scaricare i testi gratuitamente, dato che sono in PDF e coperti da copyleft e non vi chiedo nemmeno un euro. Per il resto, un saluto, ciao! Let's light it up! Breve prefazione del libro di Climate Fiction. 7 racconti di fantascienza sul tema delle Climate Change Wars. Escludendo l'aggiornamento del colonnello Shaw, che narra di Guerre Puniche 2, la sua narrazione l'avrei potuta inserire in un aggiornamento per l'ebook La Stella Verde, che però non ho voluto realizzare. Tutti i racconti restanti sono centrati in Siberia nel 2050. Le storie dei 7 testimoni iniziano ad espandere da vari punti di vista il contesto della spietata battaglia di Kalinka nella Terza Guerra Mondiale. La battaglia per Kalinka, contemporanea a Guerre Puniche 2, fu uno scontro gelido e mortale nel Mar Polare Artico, una letale battaglia combattuta tra sottomarini, il cui esito ebbe forti implicazioni anche per le truppe schierate in Siberia, che già lottavano aspramente sulla terra e nell'aria. Da una parte c'era la possente coalizione degli aggressor, Impero Gengiscano, Nord Corea, Impero Rachistano, Impero Sumerico, Cartago. Dall'altra la più debole coalizione dei Defenders, Repubblica Zarina ed Europa, e quello che rimase della Repubblica del Gange. La Terza Guerra Mondiale deflagrò nel 2050. Contestualmente un folto gruppo di nazioni sparse per il mondo, con interessi differenti, contrastanti e divergenti, rimasero in uno stato di neutralità, aggrappandosi ad un fragile equilibrio politico, sino a quando gli USA non decisero di schierarsi in battaglia in sostegno della coalizione dei Defenders. Dogs of War, capitolo 1. Da qualche parte in Siberia, durante gli ultimi giorni di primavera 2050. Un certo numero di lanciatori posti su gomma, dotati di missili intercontinentali SS-18 Satan, che da varie settimane erano in allarme rosso, lontani dalle proprie basi, giunse loro l'ordine di lancio. Il messaggio era integro, ben decodificato, non c'era possibilità di errore. Si doveva lanciare contro l'impero gengiscano. Quando si lanciava un missile intercontinentale c'era sempre un costo da pagare. Morti che si vaporizzavano sugli obiettivi dopo 30 minuti, altri morti che si sarebbero dissolti in un controattacco nemico dopo circa 45 minuti oppure un'ora dalla partenza del primo missile. Tuttavia, gli ordini erano ordini. Quello che fecero gli uomini missile zarini era il loro lavoro. Se avessero saputo cosa avrebbe scatenato la loro azione, forse non avrebbero lanciato. Tuttavia, gli ordini strategici non andavano né discussi né interpretati. Se il comando di difesa strategico zarino aveva dato l'ordine di lancio, era evidente che l'alto comando zarino riteneva che un massiccio attacco nucleare contro l'impero gengiscano avrebbe posto fine alla stupida invasione che era inaspettatamente esplosa in Siberia tra l'impero gengiscano e la Repubblica Zarina. Gli USA erano stati politicamente costretti dalla coalizione degli aggressor a restare neutrali, ma l'Europa era corsa militarmente in soccorso della Repubblica Zarina. I militari europei giunsero rapidamente in Russia per aiutare gli zarini a contenere l'invasione gengiscana. Via mare dall'Atlantico furono spediti gradualmente con il tempo equipaggiamenti militari con la ripetizione della storica legge affitti e prestiti. L'hardware fu anche trasferito in parte in Siberia. Ma tutto questo il personale zarino, che era in servizio presso le postazioni mobili coinvolte nel massiccio lancio di CBM, ancora non lo sapeva. Erano tristi, non avevano voglia di parlare. Era come se avessero avuto una bocca piena di fiele,
a causa di un cuore nero e pesante come il plutonio-239. Quando si erano arruolati, speravano che non sarebbe mai giunto quell'infausto giorno, anche se in verità, 10 giorni fa, avevano incominciato a temere il peggio, da quando era scattato l'allarme rosso, con l'ordine di disperdersi nell'immensa taiga del basso piano siberiano centrale, raggiungendo nuovi e diversi siti di lancio, restando H24 in attesa di ulteriori comunicazioni. Dopo il lancio dei missili, un po' tutti i militari zarini coinvolti pensavano, pur senza parlarne apertamente, che la guerra sarebbe presto finita. Sicuramente ci sarebbe stato un incontro diplomatico in un paese neutrale, poi la firma di un trattato di pace. C'era però una pesante preoccupazione che opprimeva l'animo dei militari. Temevano per la successiva mezz'ora, ora, per le sorti delle proprie famiglie e dei parenti che vivevano nella zarina europea pre-uralica oppure nelle grandi metropoli del basso piano siberiano centrale, lungo la linea ferroviaria transiberiana. La verità non era ancora nota al mondo. La terza guerra mondiale era ben lungi da essere terminata, anzi, era solo all'inizio. Precollocati, in modo silente, prima dell'avvio dell'invasione gengiscana in Siberia, vari sottomarini lanciamissili nucleari gengiscani erano in costante immersione, in stazionamento silenzioso, in massima allerta ed operativi al pre-lancio. Tutti i sottomarini lanciamissili erano pronti per intercettare con i loro submerged launched anti-ballistic missile i vettori intercontinentali russi nella loro fase di mid-course, quando ancora i veicoli nemici erano sopra la Siberia, distruggendo così le minacce nemiche prima che si moltiplicassero sganciando le loro letali MARV. I satelliti corazzati gengiscani erano la prima linea di difesa del celeste mantello dell'impero gengiscano. I satelliti detectarono e tracciarono gli SS-18 Satan. I dati di intercettazione furono elaborati, quindi trasmessi. I sottomarini gengiscani lanciarono alcuni vettori. In pochi minuti tutti i missili russi furono bloccati e nessuno raggiunse gli obiettivi in gengiscani. Le esplosioni dei veicoli russi, ancora dotati di MARV, furono generate da possenti urti cinetici delle Multiple Kill Vehicle gengiscane, che in alcuni casi causarono anche la detonazione prematura di alcune testate atomiche zarine transitanti in orbita terrestre bassa. Le onde EMP emesse dalle esplosioni atomiche sopra la Siberia bruciarono tutti i satelliti russi. La lunga marcia, capitolo 1. La città siberiana di Tiksi era stata invasa dagli incursori gengiscani. La brigata Zinam fu la prima unità gengiscana ad arrivare nell'area. Giunse con il supporto aereo dell'aviazione da trasporto gengiscano, decollando dal sito di Yakust. Yakust era stata precedentemente raggiunta via terra, ferrovia e conquistata con una rapida manovra a tenaglia dalla brigata Macao e Luda, le quali erano in sostegno a due divisioni di truppe regolari meccanizzate e corazzate dell'esercito popolare imperiale gengiscano. Le forze gengiscane della brigata Zinam rastrellarono e presero rapidamente possesso delle varie città minerarie lungo il fiume Lena, giungendo poi a Tiksi, dopo aver sostenuto modesti combattimenti con sporadiche unità zarine. I gengiscani imposero sulla cittadina artica un ferreo coprifuoco ed una dura legge marziale. Si diceva che la città di Yakust e Tiksi, con la grande baia di Tiksi, fossero considerate dal comando gengiscano le chiavi dell'intero scacchiere siberiano artico. Giunse a Tiksi, dopo pochissimo tempo, anche la brigata Tianjin del sergente Cheng Zhu. Dalle memorie dell'incursore gengiscano emerge che le brigate Pechino, Nanchino, Harbin, Changchung, Fuxing, Tsingtao fecero perno da Yakust, mossero verso est con l'ordine di annientare i presidi zarini collocati presso lo stretto di Bering. L'azione militare sarebbe stata coordinata anche con un'operazione anfibia della Marina Popolare Imperiale Gengiscana, con due LPD, scortati da un battle group navale, supportato
da una carrier Wing proveniente dal golfo di Anadir. Queste informazioni furono glorificate con toni trionfalistici dalla stampa gengiscana nel 2050, evidenziando il folgorante successo militare ad est, che diede l'avvio anche alla prima fase di migrazione gengiscana in Siberia. Contestualmente, all'arrivo della brigata Tienzin per consolidare l'area, erano giunte con un tempismo degno di un orologio svizzero via mare anche tre grosse petroliere gengiscane che si diceva fossero state camuffate come navi zarine per non allertare gli americani durante il passaggio presso lo stretto di Bering, prima dello scoppio delle ostilità. Le navi petroliere rimasero nella baia di Tixi per sostenere i sottomarini gengiscani nella loro battaglia. Battle for Kalinka, capitolo 1, The Shallow Grave. Il capitano Gertrude Lange Schulze esordì: "Das ist Wahnsinn!" Un secondo dopo, una tremenda esplosione tranciò in due il sottomarino U-212, separando la prua dal resto del sottomarino. Il battello sprofondò pesantemente senza controllo sul basso fondale del fiume Yenisei. Appena 15 metri separavano il boccaporto d'emergenza del sottomarino dal pelo dell'acqua e ghiaccio nel freddissimo fiume siberiano. Le porte stagne erano state chiuse un'ora prima, poi 3 minuti fa il radarista aveva beccato l'eco radar di un Mil-Mi-24 gengiscano che proveniva dal nord. L'elicottero era veloce a pochi metri dalla superficie del fiume. Il fiume Yenisei, nonostante la sua grande portata d'acqua, era stretto e poco profondo, non offriva occultamento al sottomarino NATO. Combattere o morire, l'opzione di nascondersi non era possibile. Peraltro il sottomarino NATO era ancora molto a sud, troppo lontano dalle rovine di Caraul. Non esisteva al momento la possibilità tattica di gettarsi rapidamente nel Mar Polare Artico. Il capitano Gertrude Lange Schulze fece lanciare immediatamente da un portellone di prora un missile IDAS per arpionare subito la minaccia del Mil-Mi-24. Il missile IDAS andò a segno, ma l'elicottero gengiscano, che aveva appeso un cavo sonar nel fiume, quanto i radar di superficie accesi, aveva già detectato il sottomarino NATO. L'elicottero gengiscano, prima di esplodere in una palla di fuoco, cadendo rovinosamente nel fiume Yenisei, fece in tempo a sganciare due siluri a supercavitazione, i quali, dopo 2 secondi, andarono a segno, affondando il sottomarino NATO. L'equipaggio dell'U-212, che era nel compartimento di prua, perì per l'esplosione, ma qualcuno sopravvisse, salvo poi annegare qualche minuto dopo nella mortale acqua gelida del fiume Yenisei. La sala comandi era allagata. Tutti sul ponte sarebbero inesorabilmente affogati come topi. L'acqua gelida e letale del fiume Yenisei non era dilagata sul ponte di comando con l'alta pressione tipica delle falle mortali sotto l'oceano ad alta profondità. Tuttavia, il compartimento di comando si era riempito in modo assai rapido. Inoltre, la temperatura dell'acqua era così fredda che indusse shock termici, causando un più rapido annegamento di tutto l'equipaggio del ponte di comando. Come da regolamento, la metà circa dell'equipaggio era fuori turno. In 12 persone se ne stavano a poppa del battello per riposarsi oppure erano in turno operativo nella sala macchine. Dopo l'inattesa e violenta esplosione, nel vano di poppa le luci si spensero. Un secondo dopo, la funesta luce rossa del circuito d'emergenza illuminò i locali. I marinai erano silenziosi, saldamente aggrappati a solidi appigli. Tutti avevano la mascella contratta, si guardavano l'un l'altro, ma nessuno si azzardava a dire una parola. Qualcuno in tedesco sussurrava l'Ave Maria baciando la croce del rosario. L'allarme di compartimento allagato lampeggiava a ritmo sul boccaporto centrale, sentenziava che il ponte di comando era inesorabilmente inondato. Non c'era modo di soccorrere i commilitoni, che stavano affogando proprio in quegli istanti. Erano nitide le urla strazianti che rapidamente soffocavano nel ticchettio metallico dell'allarme di compartimento inondato. Non potendo tapparsi le orecchie, i marinai sopravvissuti nel compartimento poppiero ad un certo momento chiusero gli occhi, restando sempre aggrappati ai propri appigli. Graffianti rumori di lamiere contorte che facevano accapponare la pelle
Dilagavano per il sottomarino, assieme a rigurgiti e gorgogli d'acqua che fuggiva via in superficie sotto la pressione dell'acqua che violentemente saturava tutti i locali del compartimento vicino. Poi ci fu un gelido silenzio mortale. Per una quindicina di interminabili secondi il sottomarino si mosse senza controllo, sprofondando rapido sul fondo. All'improvviso i sopravvissuti percepirono il rassicurante, violento scossone, seguito dal tombale tonfo metallico con cui l'U-212 s'accasciò, spezzato in due, sul fondo, in mezzo al fiume Ienisei. Il vice capo motorista ruppe il silenzio aspro che imperava tra l'equipaggio sopravvissuto, che era assiepato nel compartimento poppiero, dicendo: "Das ist beschwert". Poteva andare peggio, rispose con tono quasi sarcastico il capo motorista, che era il più alto in comando tra i sopravvissuti. Il militare tirò un sospiro di sollievo, poi concluse il proprio discorso mugugnando a mezza bocca il resto del suo pensiero. Siamo ancora nel fiume Ienisei, siamo sotto circa 15 metri d'acqua. 15 metri d'acqua nello Ienisei sono sufficienti per annegare o crepare per ipotermia. Noi sopravvissuti possiamo risalire in superficie con le mute d'evacuazione, passando dal portellone d'emergenza. Operation Gyantsekiang, capitolo 1, La grande speranza. Presso la banchina ferroviaria dell'imponente stazione di Wuhan, la giovane moglie Xu Guo teneva per mano i suoi due figli, la piccola Qiao di 7 anni, la quale silenziosamente teneva in collo un grande coniglio di pezza di color grigio, ed il 12enne Kai, che indossava un grosso zainetto giallo sulle spalle. Assieme a loro c'erano ordinatamente irreggimentati in colonna su varie file, immersi in un brusio decoroso e composto su tutte le banchine ferroviarie, oltre 100.000 cittadini di Wuhan che attendevano il proprio convoglio. I lunghi treni, composti da interminabili vagoni ferroviari, sarebbero giunti e partiti dalla stazione di Wuhan in orari diversi per rendere più agevole le procedure di imbarco. Tutti i bagagli dei cittadini di Wuhan erano stati ordinatamente accatastati dentro la stazione, pre-etichettati all'entrata dei numerosi varchi, quindi erano stati accatastati in un'enorme montagna eterogenea di sacchi e valigie, rigorosamente programmata dai computer per l'ottimizzazione delle procedure di imbarco. Tutti i bagagli sarebbero stati stoccati negli ultimi vagoni ferroviari. Poi, una volta giunti a destinazione in Siberia, ogni valigia sarebbe stata restituita al proprio legittimo proprietario, seguendo il numero di codice collegato a ciascun biglietto. C'era ovviamente un limite di bagaglio, una valigia per persona adulta, in caso di presenza di figli piccoli. Il limite era stato elevato a 2 valigie per ogni persona adulta. Zaini e zainetti, borse a tracolla, potevano essere trasportati dai viaggiatori come libero bagaglio a mano. Andiamo a trovare papà, cinguettò la piccola Qiao rivolgendosi alla madre. Sì, rispose pronta la giovane Shuguo, quando papà prenderà una licenza e verrà nella nostra nuova casa. I nonni perché non partono con noi? Esordì Kai. I nonni rimangono nella casa di Wuhan, più tardi ci raggiungeranno in Siberia, rispose con tono lapidario la giovane madre. Mamma, la Siberia è molto grande, di preciso dov'è la nostra nuova casa? Chiese Kai. Suppongo sia a Krasnoyarsk oppure a Lesosibirsk, tuttavia ce lo diranno con precisione quando giungeremo alla nostra destinazione finale, rispose Shuguo. Kai, dov'è la Siberia? Chiese la piccola Qiao. La Siberia è un posto lontano, è molto grande, pieno di neve, al tuo coniglio di pezza si ghiacceranno le orecchie. E poi sarà mangiato dai lupi oppure dagli orsi, disse ridendo il fratello Kai. No, non è vero, rispose imbronciata Qiao, che strinse forte a sé il grosso coniglio di pezza. Basta, state buoni, non litigate, esordì la giovane donna, che strinse forte i polsi dei due bambini, poi aggiunse con tono imperioso: Kai, lascia stare Qiao, lo sai che è piccolina. Tra un po' saliremo sul treno, bisogna ascoltare le indicazioni, state in silenzio. La giovane madre aveva allungato il collo per osservare meglio dalla seconda fila l'arrivo lento e possente dell'interminabile serie di vagoni ferroviari che iniziavano a sferragliare in modo indolente accanto alla banchina ferroviaria.
Presto i vagoni si sarebbero fermati definitivamente, poi avrebbero aperto i portelloni per far salire ordinatamente i viaggiatori. I vagoni ferroviari non avevano compartimenti privati, ma un'unica grande camerata, composta da numerosi letti a castello, allineati ai due lati, prospicienti ad ogni finestrino. La giovane Shuguo aveva la cuccetta numero 5, era posto sotto quella che spettava ai suoi due bambini. A causa della carenza di spazio, i due piccoli avrebbero condiviso la cuccetta numero 6. I due bambini non si lamentarono, si stesero bocconi sulla cuccetta con la testa rivolta al finestrino, vispi e silenziosi osservavano incuriositi tutto quello che accadeva fuori. Per un po' di giorni il grosso finestrino con chiusura a scatto sarebbe stata la loro nuova televisione, la loro nuova grande finestra sul nuovo mondo. Ciao, benvenuti all'audiobook trailer su Siberia 2050, Climate Fiction. Questo audiobook, che poi non è nient'altro che la lettura del primo capitolo dei vari libri che troverete, diciamo, indicati nel video. Se poi vi piace quello che avete ascoltato, potete andare a scaricare i testi gratuitamente, dato che sono in PDF e coperti da copyleft, e non vi chiedo nemmeno un euro. Per il resto, un saluto, ciao!